Siamo a Banzai ed oggi con una persona davvero speciale, colui che ha dato il nome a questo spot. Lo stiamo per andare ad incontrare, mi ha fatto una richiesta incredibile che mi ha riempito davvero il cuore e farò di tutto per aiutarlo, farlo sorridere e combattere qualsiasi cosa nel migliore dei modi. Senti, no? Era piatto piatto, il mare ha già fatto un mezzo settino, ma l'hai mandato tu. Piccolo, piccolo, piccolo. Ho sempre sentito parlare benissimo di te e quanto hai fatto per il surf in Italia. Grazie Robby, io ero bravo, sì, surfavo, ho avuto la fortuna di viaggiare tanto e quindi di imparare tante cose su quello che rubavo in giro per il mondo. E il mare era una cosa... ero proprio attratto proprio da queste onde, da questa cosa. Ho iniziato a farlo d'inverno con la muta da pesca, quella con i gancetti sotto che si vede così e il cappuccio in testa, quelle erano le mute, con l'amore degli amici, l'amore che ti dà il mare ogni giorno, cioè lo sport, il surf e tutto quanto, un pochettino ci puoi provare a sconfiggere questo che ho io. Non ho detto che lo sconfiggi sicuramente, però ci provi. Non gliela rendi facile la vita, capito? Se ce la fai, se ce la fai fisicamente, ti devi alzare subito e via, andare. Il 17 novembre mi nasce mia figlia, la prima. E sto al settimo cielo, non c'ho tempo per dare, da dare a questo. Io dico sempre, quello che mi sta accadendo adesso, dopo la radioterapia e la chemioterapia, inizio un'altra terapia, che è la Nicola terapia. Cioè mia figlia, certo. E quella è quella che proprio distrugge tutto. Io ti porterò in acqua a surfare, l'obiettivo è quello del 2021, Ecuador. A questo punto Ecuador, obbligatoriamente a rappresentare l'Italia, io spero master. Di farlo negli Open, se tu lo certo. Fai nei Master. Ah ma certo, pensa ai risate che si fa. È arrivato il momento. Ci siamo ragazzi, è arrivato il giorno, abbiamo scelto una giornata uggiosa per il ritorno di Giorgione in acqua. Questo altro spot a cui lui diede il nome, qui a Santa Marinella insieme ad altri amici. Non lo diciamo dove siamo, ma ci andiamo a divertire. Stai carico? Ok. Sono curioso, voglio partire. E andiamo? E andiamo Robby! Oh, the comeback! Oh, come ti pare, eh? Sono per buffi dalla finestra. Allora, Giorgione, situazione... mare, direi che onde ce ne sono. Giorgione, tutta tranquillità, andiamo in acqua senza aspettative. No, io vado a fare la nuotata a godermi. Ricordati sempre, guardami. Ok, questo è il cenno, se tu mi alzi il braccio io arrivo in un batter d'occhio. No. Remiamo tra un po', piano 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 piano. Com'è la sensazione dell'acqua? Fresca? Fresca!
Phoenix, com'è la vetta? Che goduria, grande. E dai, cacchio. Taglio Corriero! Mira un commento a caldo delle sensazioni che ti dà. Fantastico, il surf. Fantastico. Che cos'è? Specialmente quando riesci a mettere i piedi bene sulla tavola che non conosci, riesci a fare due manovre. Bene, ragazzi. Grazie Robby, ma soprattutto grazie alla potenza che mi dà mia figlia e la mia donna. Grazie, dai, ragazzi, dai, grazie. Tutti noi nella vita siamo costretti a affrontare tanti ostacoli. Si può lottare in tanti modi diversi, giusti e sbagliati. Per quanto mi riguarda, lo sport mi ha non solo dato una ragione di vita, ma mi ha fatto lottare in momenti in cui credevo di non potercela fare. Lo sport mi ha fatto vedere la luce e mi ha fatto combattere per arrivare ai miei obiettivi. Quando ho saputo di Giorgio, ovviamente mi sono venuti i brividi. So cosa si prova andando incontro a una cosa così grave, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, non su me, però con i miei familiari. E per questo mi sono dedicato con tutte le mie energie per seguirlo e per fargli vivere un momento così speciale in acqua. È stata una responsabilità grande, tra chemio e radio, in una piccola pausa andare in acqua è qualcosa di davvero estremo. Avevo un po' di timore, ma devo dire che una volta che ha preso la prima onda ho visto la sua faccia proprio rilassarsi, fare un sospiro e sorridere insieme a tutti noi. È stato un momento davvero speciale e non è finita qua. Giorgione continuerà a venire in acqua con noi a lottare questo male, perché il surf non è solamente uno sport, ma è anche medicina.